Salve a tutti, in questa serie di video mi occuperò del ripristino del motore WMX 190 Kajiva del 1983. È una rara versione che deriva dal 125 Cross che fu portato dalla casa a 190 per introdurre i piloti a passare alla categoria 250 correndo sempre con la stessa moto. Il gruppo termico differisce completamente dall'unità 125, così come l'imbiellaggio al bromotore biella. La maggior parte della componentistica riguardo il cambio, frizione, accensione è la medesima. Abbiamo un pistone di abbondanti dimensioni, infatti l'esagio era 67 mm e la corsa 54. Rispetto al 125 che aveva un 56 di diametro di alesaggio e 56 come corsa, quindi misure totalmente diverse. Sempre un cilindro in Nikasil con la canna in Nikasil della Gilardoni. Senza valvola allo scarico. Il motore in questione è in ottime condizioni per quanto riguarda cuscinetti, albero, biella e tutto il basamento, quindi la trasmissione. Mentre per il cilindro è stato necessario trovare il pistone, che è una cosa abbastanza difficile. È stato trovato il pistone di un Elephant, anch'esso aveva una versione da 200 o comunque 190. Un breve accenno sulla storia di questo motore in particolare. Come vedete adesso qui è stata eseguita una riparazione, è stato applicato una parte di alluminio col passaggio del cavo dell'accensione e saldato anche l'aggancio alle staffe. Questo è stato dovuto al precedente utilizzo del motore che per anni è stato utilizzato da un meccanico che l'ha utilizzato sulla Kajiva Mito 125 e poiché il perno del forcellone e questo attacco sono i medesimi, mentre come tutte le unità precedenti alla Mito, cioè Elephant, WMX, Aletta Rossa, eccetera, c'era anche questo perno inferiore che dava robustezza, insomma, al motore. Essendo un motore senza contralbero, a differenza della Mito, le vibrazioni sono abbastanza cospicue, quindi col tempo si è staccata questa parte, si è crepata. Poiché nella Mito, vi metto anche una foto, il motore è sospeso tra il perno del forcellone e questo aggancio anteriore e basta. La Mito infatti ha un contralbero e un motore successivo, quindi più moderno. Sulla moto originale ha funzionato poco questo motore poiché è stato utilizzato subito su un kart e mio padre a livello amatoriale, dopo anni di corse con motori da kart, cominciò a girare con questo 190 che non poteva partecipare a nessuna gara e successivamente lo diede in cambio per un motore 125 a questo meccanico che lo utilizzò sulla Mito. Del passato in kart è rimasto, come potete vedere, un tappo lì dove c'era la pedalina di avviamento, la pompa fu tappata durante l'utilizzo nel kart. Nel kart usualmente si prendeva il moto dall'assale ed è rimasto qui il raccordo, che non è l'originale, che portava a completare il circolo dell'acqua con il radiatore installato sul kart.
Tolte queste due varianti, poi il motore è lo stesso della moto originale. Ho una varietà di pacchi lamellari e materiale che durante gli anni sono accumulati, che per fortuna si è salvato. Questo proprio tutto il set originale, e parleremo in dettaglio quando sarà il momento, con le lamelle in fibra di vetro. L'accensione naturalmente a rotore interno, e anche se questa è quella del 125 in particolare. E quella del 190 è identica, solo che su queste due viti è fissato un piccolo volano che aggiungeva inerzia, che per un motore di quella cilindrata, insomma, aiutava. Vi faccio vedere subito il volano. Ecco, parlavo di questo volano con questa massa in ottone, per il resto è identico. Comunque sono intercambiabili, quindi avrò modo di utilizzarlo. Sicuramente dà un certo aiuto per un motore di questa cilindrata, per avere insomma un'erogazione un po' più pulita, considerato anche che non ha neanche la valvola di scarico. Immagino che senza questa massa il motore salga almeno a folle come un piccolo trapano. Comunque, vedremo. Mancava il dado e l'ho dovuto fare al tornio. Nel prossimo video potrete vedere come è stato fatto questo dado. Cercherò di pubblicare i vari step di questo ripristino, sperando poi insomma di riportarlo su questo kart che monta motore TM, che potete trovare in un'altra serie di video che ho fatto. Vorrei poter utilizzare anche il Cagiva, così da provare insomma le prestazioni, che ai tempi erano ragguardevoli, non ci sono dati ufficiali, quindi sicuramente 37-40, ecco, questo motore è capace di raggiungerli.